Mettivi sulla cucina di Ratti! Guardate un po' internamente, che bontà, raga! Che ne dite? Ciao a tutti amici e bentornati con la vostra Raffia la Grande. Ragazzi, come già qui state vedendo, ci sono delle melanzane. Sono 4 melanzane, all'incirca 1,2 kg. Adesso le ho lavate, però dobbiamo andare a pelare, quindi togliamo tutta la buccia nera. Ebbene, abbiamo sbucciato le nostre melanzane. Guardate, adesso li sto facendo a pezzettini, li sto mettendo in una padella. Che cosa dobbiamo andare a fare, perché non ve l'ho detto questo? Un buonissimo polpettone alla parmigiana a modo mio. Bene, a questo punto un filo d'olio inseriamo, accendiamo il fuoco e facciamo appassire le nostre melanzane. Ci vorranno all'incirca 15 minuti. Bene, le nostre melanzane si sono appassite, guardate un po'. Adesso in una coppa mettiamo 2 uova, del prezzemolo, delle spezie a piacere. In questo caso andrò a inserire un po' di curcuma e leggermente un po' di pepe. E andiamo a sbattere le uova. Bene, abbiamo sbattuto le uova, adesso ho preso 4 fette di pan carré che ho spezzettato e andiamo a inserire dentro. Ci diamo una giratina, ci andiamo a inserire 2 bei cucchiaioni di formaggio e poi andiamo a inserire le nostre melanzane. Inserite le melanzane, andiamo a inserire un po' di sale perché prima non l'abbiamo messo, quindi un 5-6 grammi e schiacciamo il tutto con una forchetta. Una volta che abbiamo schiacciato per bene, ovviamente non deve diventare a pappina, dobbiamo solamente amalgamare il tutto. Andiamo a inserire 2 cucchiaioni di pan grattato e giriamo ancora. Ebbene, adesso siamo pronti per l'assemblaggio. Mettiamo su un foglio di carta da forno una spruzzatina di olio leggermente e 1 cucchiaio di pan grattato. Lo spargiamo. A questo punto prendiamo le nostre melanzane e le andiamo a posizionare sulla carta da forno. Ne andiamo a inserire metà composto. Lo schiacciamo per bene e lo apriamo. Ebbene, inserita la metà, adesso ci divertiamo con la fantasia. Prendiamo un po' di salsa, io ho inserito sale, origano e 1 filetto di olio. Andiamo a girare il tutto. E andiamo a inserire al centro. Cospargiamo la nostra salsina. Ebbene, fatto questo, adesso mi sono rimasti dei salumi, del prosciutto e del salame. Poi quello che vogliamo, che ci abbiamo in frigo, mettiamo. Poi ci inseriamo un po' di mozzarella asciutta e poi con il restante composto che ci è rimasto andiamo a coprire tutto il nostro polpettone. Ebbene, una volta chiuso il nostro polpettone, spruzzatina di olio, pan grattato sopra, prendiamo uno stampo da plum cake, con tutta la carta la andiamo a inserire dentro. E voilà, il nostro polpettone è nello stampo, adesso preriscaldiamo il forno a 180 gradi, forno statico. Inforniamo il nostro polpettone alla parmigiana a 180 gradi, forno statico per 40 minuti. Ebbene ragazzi, il nostro polpettone alla parmigiana è pronto, guardate un po' che delizia, guardate. Adesso vediamo internamente come si presenta. Guardate un po' internamente, che bontà, raga, che ne dite? Questo è un buonissimo polpettone, lo potete mangiare anche freddo se volete, adesso appena uscito. Detto questo, non mi rimane che salutarvi, mi raccomando di spolliciare, mi raccomando di iscrivervi, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!